Avvocato, quindi prosciolto da tutte le accuse, fatto un commento? Il fatto costituisce reato è una formula che soddisfa le esigenze sia degli imputati, salva diciamo un po' l'impostazione dell'indagine. Dal punto di vista legale siamo molto soddisfatti perché, ripeto, da una delibera di consiglio comunale non poteva avere un reato, però sarei contento di una dichiarazione del sindaco Proietti. Sì, intanto la soddisfazione ovviamente è palese evidente, ma voglio essere tranquillo come sono stato tranquillo in questi mesi, anzi dovrei dire in questi anni, durante le indagini. Quindi con la stessa tranquillità esprimo soddisfazione, ma soprattutto continuo a credere e crederò alla giustizia, nel senso quando si dichiara, no, la giustizia segue il suo corso. Anche oggi posso dire che c'è stata non solo la giurisprudenza, non solo la legge, non solo le difese, ma c'è stata anche la tranquillità e la trasparenza degli amministratori del Comune di Magione, compreso il sottoscritto, per una vicenda che ha avuto la fine, quindi finisce qui senza rancori, senza rimpianti, senza come dire, non mi guardo indietro, voglio guardare serenamente il futuro. Tornando indietro rifarebbe tutto uguale, sindaco? Con il senno del poi comunque rifarei la stessa cosa, perché nonostante ho seguito i processi, quindi le udienze, quindi anche le perizie, continuo e ho continuato a domandarmi che cosa potevamo aver fatto, quindi c'era anche un po' di incredulità nelle nostre coscienze. Ovviamente no, chi si impegna in politica, chi fa l'amministratore ha pure, come dire, ogni quarto d'ora un rischio, e quindi ci sta. 15 anni di assessorato presso il Comune di Magione, 10 anni come sindaco del mio comune, sono una bella tappa. Ecco, per la prima volta mi sono trovato di fronte a questo problema, l'ho voluto affrontare con tranquillità e serenità, perché poi di fatto posso aver fatto tante cose sbagliate, ma non ho sicuramente commesso atti così pesanti come l'accusa mi imputava.